è vero. Ed ecco Cristian sorridente, ma quanta fatica e soprattutto la tua esperienza e quella Palombella in gara 2 consentono oggi al Brescia di essere in quello che è il suo posto, cioè la finale contro il Recco. Bah, guarda, innanzitutto bisogna fare complimenti al Trieste perché abbiamo visto una bellissima semifinale. Diciamo gara 1, forse mea culpa, colpa nostra, abbiamo un po' forse sottovalutato questa squadra che gioca veramente bene, ma poi penso che partita dopo partita ci siamo ritrovati, è uscita veramente l'anima di questa squadra e a parte il blackout che c'è stato un po' in gara 2, ma poi ecco i valori in acqua si sono visti e ci siamo andati a prendere questa finale che volevamo giocare. Inizio l'anno l'ho detto, con tutti i denti, con tutto quello che possiamo ci difenderemo questo scudetto, quindi non potevamo non andarcela a difendere. Sarà la decima finale consecutiva fra Brescia e Recco e in realtà il rischio c'è stato, è anche grosso, di non vedervi in finale. Sì, i playoff sono così, forse non eravamo più abituati, no, a giocarli, ma questo è il bello anche dello sport. C'è stato il rischio, non ti dico che un po' di cosa c'era, però poi guarda, guardando le facce dei miei compagni, anche i rigori, sapevo che avremmo vinto i rigori. È vero che è una lotteria, però quando guardi le facce dei tuoi compagni, che è una convinzione, quello è importante. Volevamo quella vittoria, ripeto, poi li volevamo portare a gara qui e qua in casa abbiamo detto la nostra. Cristiano, complimenti, non era facile neanche oggi, però direi che oggi si è visto forse il vero Brescia, quello che impone il ritmo, impone il gioco, impone alla propria forza difensiva, alla propria solidità e poi è cinico in attacco con ripartenze, gol davvero in tutte le salse. Sì, sì, questa deve essere la nostra forza. Noi siamo un po' come i leoni che hanno sempre fame, se ci troviamo una gazzella lì non siamo quelli, quindi dobbiamo giocare con questa aggressività in continuazione perché non ci regala niente nessuno, ce lo dobbiamo andare a conquistare, dobbiamo andarci a conquistare tutto, quindi solo con l'aggressività, con la concentrazione e con la fame possiamo dire la nostra. Sono state tre gare davvero allenanti in vista della finale. Sì. Diciamo che siamo abituati a giocare così ravvicinati, eravamo pronti anche fisicamente, siamo pronti fisicamente, ma poi sono partite, queste noi ci alleniamo tutto l'anno per questo tipo di partite, per questo tipo di emozioni. Siamo contenti che abbiamo dato un po' alla pallanuoto un po' di emozione in più in semifinale, ma ora ci aspettano, peccato che c'è un 2 su 3 nei finali, perché questo sport, quando c'è questa adrenalina, questa bellezza ha bisogno di più visibilità, quindi bisognerebbe giocarle ancora di più e ancora di più queste partite. Vuoi mandare un messaggio ai tanti amici, ex compagni del Recco? Ma no, già lo sanno Già lo sanno. Cosa gli aspetta. Grazie a